scontro sulla 445, in tre all'ospedale, frontale tra due auto all'altezza dell'Acquabona. Una giovane trasportata in codice rosso al San Luca. Chiude il centro di accoglienza alle Tagliate di Lucca, lo hanno annunciato Comune e Prefettura. Tutti gli ospiti hanno lasciato la struttura. Confindustria spinge per gli assi viari, le imprese dicono no a qualsiasi ripensamento che possa mettere in discussione il tracciato della tangenziale. Piscina per disabili alla Bacchettoni? L'ipotesi avanzata dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini in alternativa al Campo di Marte. Sarà un sontuoso rally del Ciocco, edizione monstra della corsa che aprirà il CIR, percorso confermato con apertura a Forte dei Marmi e il tappone di sabato, novità tra i piloti e le macchine con la Citroen C3 e la Polo Volkswagen. Lucca che tonfo, il solito cliché, ancora una sconfitta per la squadra rossonera che cede nettamente al Florenzi a 7-37 e vede compromesse le chance di promozione, pagate a caro prezzo le numerose assenze. A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del TG. Apriamo dunque con la cronaca e con un grave incidente stradale che è avvenuto in località Acquabona. Siamo quasi alle porte di Castelnuovo Garfagnana. Paura sulla strada regionale 445 della Garfagnana per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in località Acquabona sul territorio comunale di Castelnuovo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, le due auto si sarebbero scontrate frontalmente. Nell'urto, una delle due, una Toyota, si è ribaltata su un fianco. I momenti seguenti all'incidente sono stati carichi di apprensione perché, vista la dinamica, si è temuto il peggio. Invece, fortunatamente, non ci sono state vittime, anche se la conduzione dell'auto ribaltata, una giovane di 20 anni, ha riportato serie lesioni. Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, proprio per liberare la ragazza dall'auto. Per farlo hanno scoperchiato il tetto della vettura. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però non è intervenuto sul luogo dell'incidente anche a causa delle avverse condizioni meteo. Alla fine la ragazza è stata portata all'ospedale di Lucca in codice rosso per traumi al bacino e alla testa. Gli altri due feriti sono risultati meno gravi. Uno è stato portato all'ospedale di Castelnuovo, l'altro a Lucca per la frattura di una gamba e un trauma toracico. Sono intervenute sul posto le Misericordie di Careggine, Pian di Gioviano e Castelnuovo. Per i rilievi è intervenuta la Polizia dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. Dunque chiude il centro di accoglienza delle Tagliate a Lucca. Chiude il centro di accoglienza delle Tagliate. La prefettura e il comune hanno annunciato che in questa settimana anche gli ultimi richiedenti asilo hanno lasciato l'hub gestito dalla Croce Rossa. La diminuzione dei flussi migratori e la suddivisione dei migranti in piccoli gruppi sul territorio hanno infatti consentito di superare le condizioni di emergenza iniziali che avevano determinato la necessità di aprire il centro di accoglienza territoriale. La prefettura ha potuto assolvere il proprio compito di accoglienza del considerevole numero di migranti transitati sul territorio, ha spiegato il prefetto Maria Laura Simonetti, grazie anche all'hub provinciale. La drastica riduzione degli sbarchi ha ora consentito di raggiungere l'obiettivo che ho perseguito fin dal mio insediamento, ovvero ridimensionare il centro delle Tagliate fino ad arrivare all'attuale completo svuotamento e quindi alla sua chiusura, come richiesto dal Comune. Il cosiddetto modello toscano, con piccoli gruppi di migranti distribuiti in modo uniforme sul territorio, seguiti da referenti qualificati, resta l'unico modo di accoglienza sostenibile che anche il Comune di Lucca ha seguito, afferma il sindaco Tambellini. La costante collaborazione tra Prefettura, Comune e Croce Rossa con il personale specializzato sull'accoglienza ci ha consentito di superare le difficoltà di gestione dei flussi migratori. Ricordo infatti il periodo particolarmente complesso dell'estate 2017 e di giungere a questo risultato significativo. Attualmente sul territorio provinciale sono presenti 894 richiedenti asilo, alloggiati in 95 strutture.
Una donna, un'anziana signora di 86 anni dell'Arancio, siamo sempre a Lucca, è stata truffata da due persone che sono riuscite a sottrarle 500 euro, anelli e collane d'oro. La donna è stata contattata telefonicamente da un sedicente avvocato che l'ha avvertita che il figlio aveva fatto un incidente stradale per cui per evitare beghe doveva pagare una certa somma. La donna purtroppo ci è cascata, sono in corso le indagini da parte della polizia. Torniamo a parlare degli assi viari, Confindustria dice no a ripensamenti. Avanti con gli assi viari, no a qualsiasi ripensamento che possa vanificare un'opera attesa da decenni dalle imprese. È questa la posizione di Confindustria Toscana Nord sul sistema tangenziale lucchese, con chiaro riferimento alla richiesta del sindaco di Capannori Menesini che vorrebbe invece cambiare il tratto di collegamento con il casello del Frizzone. Per gli industriali si possono accogliere solo le modifiche che non comportino una riprogettazione dei tracciati, come spiega il presidente dei costruttori edili Stefano Varia. L'importante è non fermare un'opera che è veramente 20 anni che stiamo chiedendo, ma sta chiedendo ormai tutta la piana di Lucca. Non è l'associazione industriale che chiede un'opera di questo genere. La chiedono anche i cittadini, perché è improponibile, e per rendere più vivibile tutta la piana c'è bisogno di una circonvallazione che appunto trasferisca soprattutto i carichi pesanti dall'autostrada al Brennero e viceversa. In realtà anche gli stessi industriali potrebbero proporre cambiamenti per migliorare i collegamenti con le aziende, ma non dovrà trattarsi di modifiche sostanziali. E questa è una condizione che deve valere per tutti. Assolutamente non ci deve essere nessuno che rimetta in discussione la fattibilità dell'opera. Si può solo parlare di miglioramenti che si fanno tranquillamente tra un definitivo e un esecutivo, ma che non si parli da nessuna parte politica che si rimette in dubbio il tracciato o altre cose. Martedì scorso, alla presentazione del progetto definitivo, il consigliere regionale Baccelli aveva accusato Confindustria di non essersi spesa molto negli ultimi tempi a favore degli assi viari, una ricostruzione che Palazzo Bernardini respinge. A me personalmente è dispiaciuto molto, perché basta andare indietro per tutti gli articoli che sono stati fatti dal 2016 ad oggi dell'associazione industriali, del sottoscritto che ha sempre detto che gli assi viari sono indispensabili, che diceva alla politica no, non vogliamo entrare nel merito delle diatribe politiche perché le scelte le deve fare la politica, ma però l'opera va fatta. E su questo tema il presidente della provincia Luca Menesini ha inviato una lettera ai sindaci dei comuni di Lucca, Altopascio e Porcari per invitarli mercoledì 13 marzo alle 15 ad una riunione a Palazzo Ducale per avviare un percorso condiviso sulle osservazioni da inviare relativamente al progetto definitivo dell'asse nord-sud del sistema tangenziale lucchese. Interrogazione regionale contro il progetto di ferrovie su Capannori. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli e il candidato sindaco al comune di Capannori Simone Lunardi hanno incontrato una delegazione del comitato che si oppone alla realizzazione delle opere compensative al raddoppio della linea ferroviaria e contro le quali ha raccolto più di 2000 firme. Nel progetto è stata inserita, su richiesta del comune di Capannori, una nuova strada che, secondo quanto rilevato dal comitato, nulla ha a che fare con il raddoppio ferroviario e che andrebbe ad impattare in maniera devastante sul territorio. Diciamo che questa opera infrastrutturale è stata immaginata nella megalopoli che vorrebbe realizzare il nostro sindaco Menesini ed è un'opera che è del tutto estranea al raddoppio ferroviario, pur essendo essa stessa un'opera complementare al raddoppio. Questa struttura devasterà il territorio e distruggerà anche un'azienda agricola dedita all'allevamento e alla produzione di formaggio, quindi un'industria casearia. Siamo qua per ricordare qua a Capannori, come in tutta la Toscana, che c'è un problema infrastrutturale, ci sono grandi opere utili e altre grandi opere che destano perplessità, che non risolvono il problema del traffico e quelle grandi opere utili vogliamo realizzarle però con l'ascolto dei territori e questo, diciamo, mi sembra che sia una richiesta anche relativa agli assi viari, che più che assi viari, concedetemi, sembrano un due di picche sull'infrastruttura. I primi provvedimenti annunciati da Giannarelli dopo l'incontro saranno un'interrogazione in Consiglio regionale del gruppo del Movimento 5 Stelle, oltre al coinvolgimento del Ministro dei Lavori Pubblici, Danilo Toninelli.
Gli eletti nell'Assemblea nazionale del PD per la mozione di Nicola Zingaretti, insieme ad altri esponenti locali del partito, hanno tracciato un bilancio dell'esito delle elezioni primarie che si sono svolte domenica scorsa e che hanno visto l'elezione appunto di Zingaretti a segretario del Partito Democratico. Eletti all'Assemblea il sindaco di Lucca Tambellini e quello di Altopascio Sara D'Ambrosio. Unanime la soddisfazione per l'esito delle consultazioni, soprattutto per quanto riguarda il dato dell'affluenza che in Lucchesia ha visto aumentare i votanti rispetto alle scorse primarie. Ipotesi piscina riabilitativa alla Bacchettoni. Durante lo scorso consiglio comunale è emersa l'intenzione da parte dell'amministrazione di realizzare la piscina destinata alla riabilitazione all'interno della palestra Bacchettoni, superando in questo modo l'impasse relativa all'ipotesi ex campo di Marte. Ad avanzare la proposta è stato lo stesso sindaco Alessandro Tambellini durante la discussione della mozione firmata dai consiglieri Pierotti e Ciardelli su sollecitazione dell'associazione Vengo Anch'io Astrolabio sulla destinazione di parte dell'ex ospedale ai servizi integrativi dei percorsi sociosanitari. La necessità di una piscina riabilitativa a servizio della disabilità, ha affermato il primo cittadino, è molto forte e vogliamo poter dare una risposta alle famiglie in tempi brevi. Il futuro di Campo di Marte potrebbe richiedere invece tempi più lunghi. Come amministrazione ci stiamo adoperando per destinare a questa funzione il recupero dalla ex palestra Bacchettoni in centro storico. Un intervento che dovrebbe poter essere messo in fila entro l'anno prossimo e costituire così risposta concreta alla necessità emersa nel confronto con le associazioni che si occupano di disabilità. Apriamo la pagina politica, andiamo a Massa Rosa, dove adesso c'è il candidato del centrodestra. Il centrodestra di Massa Rosa ha trovato l'intesa. È Alberto Colucini, il candidato sindaco dell'intera coalizione alle elezioni del 26 maggio. Il consigliere comunale di Massa Rosa Civica sarà sostenuto da 4 liste, oltre alla sua civica Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Colucini, ex UDC, già candidato sindaco nel 2014 in solitaria, dopo 5 anni di dura e continua opposizione, punterà soprattutto sulle battaglie portate avanti sul territorio, sicurezza, conti pubblici e qualità dell'acqua, con un nuovo accordo da stipulare con Gaia. Dopo 10 anni il centrodestra ritrova l'unità sul mio nome, su una candidatura civica. Sappiamo che questa impresa è difficile, ma la affrontiamo con entusiasmo. Vogliamo ricostituire una polizia municipale efficiente, per cui dovremo cercare di riassumere nuovi vigili, che al momento sono in realtà 11. E puntiamo a raggiungere il vecchio obiettivo di circa 18 vigili, ma anche la videosorveglianza deve diventare una cosa seria. Abbiamo un bilancio che attualmente peraltro non è neanche approvato in situazioni veramente critiche, abbiamo una macchina comunale da ricostruire, siamo sotto i 100 dipendenti, i primi periodi non saranno facili, ma io mi prendo l'impegno di rilanciare questo comune. La candidatura di Colucini è una sintesi non facile, raggiunta dopo lunghe settimane di trattative nel centrodestra, ma alla fine, come ha spiegato la consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni, massarosese, è prevalsa la volontà di restare uniti per tornare ad amministrare dopo 10 anni di centrosinistra. L'unità credo che sia la forza e sia quello che ci chiedevano anche i cittadini, proprio di cercare una convergenza unica su un nome per poi andare ad amministrare un comune in maniera uniforme, portando ovviamente le sensibilità di ognuno. Con la candidatura di Colucini è ormai definitivo il quadro politico, un centro-sinistra diviso fra Francesco Mauro, sostenuto dal PD e da Massa Rosa Futuro, e Silvano Simonetti, Sinistra Comune e Massa Rosa Domani. Il Movimento 5 Stelle candiderà Vasco Merciadri, Casa Pound, Denise Fruzzetti, unica donna in corsa per la carica di sindaco. Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, sarà l'ospite della prossima puntata di Dido, in onda venerdì 8 marzo alle 21 su Noi TV. Per domande e commenti inviare sms o whatsapp al numero che ormai conoscete, comunque ve lo ricordo, 360 10 38 330. Ed ora andiamo a Capannori, ecco la lista civica Menesini sindaco, conta il candidato, non i partiti.
Sfondo blu con una scritta che dice in modo chiaro e netto chi vogliono come prossimo sindaco di Capannori, Luca Menesini. È questo il simbolo della prima lista civica del sindaco uscente e ricandidato, presentata in una conferenza stampa al Bar Vaniglia di Capannori. Oltre allo stesso Menesini erano presenti 5 cittadini, Jacopo Giribondi Segromigno in Monte, Adriano Tocchini di Castelvecchio di Compito, Lorella Cruschelli di Capannori, Franco Salvoni di Lunata e Daniela Bianchi di Gragnano. In rappresentanza delle oltre 50 persone, nessuna di loro iscritta a un partito, che da mesi stanno lavorando insieme per dare un contributo alla attuale primo cittadino in vista delle elezioni comunali del maggio prossimo. Ho deciso di sostenere Luca Menesini perché ritengo che abbia fatto un buon lavoro, in primis a Segromigno Monte dove vengo, ma anche su tutto il territorio di Capannori, e spero che nei prossimi 5 anni appunto venga rieletto e che continui su questa scia. Tratto fondante della lista è ritenere che alle consultazioni comunali per l'elettore sia di gran lunga più importante scegliere il candidato piuttosto che il partito. Stiamo parlando di elezioni del sindaco, elezioni locali, conta la persona e allo stesso tempo il modo di interpretare il ruolo del sindaco in questi anni è stato quello del sindaco per tutti, il sindaco di tutti e il sindaco per tutti. E quindi intorno a questo criterio, intorno a questo principio, appunto aggregare un gruppo di persone dal quale poi nasce una lista civica che punta su un progetto per Capannori e chiaramente sul valore delle persone, quello che le persone rappresentano nel territorio, le idee che hanno per il territorio e soprattutto quello che vogliono fare di buono perché il territorio cresca. Quindi il mio diventa anche un appello affinché sempre più persone si aggreghino e quindi chi ha voglia di dare una mano è il benvenuto. Bene, tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, ci fermiamo per una breve pausa e torniamo subito dopo con le notizie sportive.